se lavori ti tirano le pietre, non fai niente e ti tirano le pietre. Qualunque cosa fai, capire tu non puoi, se bene o male quello che ti fai. Se sei bello ti tirano le pietre, se sei brutto ti tirano le pietre. E il giorno che vorrai difenderti vedrai, che tante pietre in faccia prenderai. Buonasera a tutti, benvenuti alla seconda puntata del Quarto d'Ora. Ospite della serata, Stefano Signori, presidente della Confartigianato di Viterbo. Buonasera. Con Signori questa sera parleremo dell'attualità relativa all'economia viterbese. La prima domanda che vorrei farvi fondamentalmente riguarda il concetto se esiste o meno una sintonia di prospettiva tra quello che si dice rispetto alla fiducia crescente da parte del mondo delle imprese rispetto alla situazione che si sta determinando, sia per l'azione di governo del nuovo governo Renzi, sia per la situazione complessiva in cui da cui emerge che l'economia dà timidi segnali di ripresa, ecco, se c'è questa sintonia tra queste considerazioni di carattere generale e le considerazioni invece più specificamente locali per quanto riguarda il mondo dell'impresa della Tuscia e in particolare dell'artigianato. Bene, intanto buonasera a tutti, ringrazio Marco questa sera di avermi chiamato a questo tavolo per dare le giuste risposte a quello che il nostro territorio potrebbe essere in procinto di dover avere a breve. Sì, effettivamente l'economia in questo momento è in una leggera fase, non vogliamo dire di ripresa, però insomma un'inversione di tendenza. Effettivamente noi abbiamo condannato le politiche che hanno visto esclusivamente tutto quello che era la politica mirata all'austerità, perché sicuramente tale proposito ha danneggiato tutte le imprese del territorio viterbese, e abbiamo messo in atto quelli che sono tutti i nostri strumenti per poter osteggiare quella che era la politica che serviva soltanto a realizzare i bilanci di Stato. Abbiamo cercato di dare con l'ausilio delle nostre associazioni un valido aiuto su quelle che erano le imprese sul territorio attraverso gli strumenti di sussidiarietà, di mutualità, attraverso gli strumenti dei confidi, attraverso le associazioni, per poter riuscire a resistere un pochino meglio a quelli che erano i problemi inerenti a quello che era la ricetta esclusiva della ripresa economica dettata dalle politiche nazionali. Naturalmente il territorio viterbese, come si è visto attraverso una risposta delle piccole e medie imprese, è riuscito a superare abbastanza bene, non dico bene, però insomma è riuscito a resistere alla crisi, in qualche modo ha dato le giuste risposte, e le nostre piccole imprese naturalmente non hanno avuto la necessità di essere delocalizzate, perché sono piccole e medie imprese e come tali hanno dovuto resistere sui territori, e per questo insomma io le ringrazio, e come tale sono riuscite a contenere dove è stato possibile pure quella che era l'azione sociale, ovvero sia il capitalismo familiare, un'azione tale che ha permesso di rimanere all'interno dei connotati del risparmio nei confronti degli istituti di credito, di una piccola mano nei confronti dell'occupazione. In taluni casi siamo riusciti ad avere anche una sorta di aumento nell'occupazione in alcune categorie specializzate, specialmente nelle imprese che hanno cominciato a gravitare intorno al sistema della esternalizzazione, ovvero sia di portare i prodotti nostri, made in Italy, in questo caso made nel nostro territorio in Viterbo, pure nei mercati esteri, facendoli apprezzare per la loro qualità, quindi prodotti enogastronomici, vino, olio e tutti quelli che contraddistinguono questo territorio, quindi i prodotti tipici. Questo naturalmente ci ha permesso di dare una risposta, anche se pur piccola, nei piccoli margini, ma di quello che erano le necessità che in questo momento il territorio richiedeva. Ci ha dato anche modo di poter essere presenti in mercati che prima non eravamo, quindi diciamo l'effetto della crisi in questo senso qui è stato positivo. Ecco, abbiamo parlato fino adesso delle due caratteristiche delle imprese viterbesi, fondamentalmente quella prevalente e quella legata al mercato interno. Poi c'è stato questo tentativo di espandersi anche in un ambito più ampio, insomma, nei mercati internazionali, però fondamentalmente
l'impresa artigiana della Tuscia, mi sembra di vedo confermato insomma dalle considerazioni appena fatte, si basa sul mercato interno. Allora, questa iniziativa del governo sull'abbattimento del cuneo fiscale può essere una leva interessante perché il mercato interno in un qualche modo si possa muovere, possa ricreare quelle opportunità che invece in questo periodo di crisi sono state di fatto sacrificate? Guarda, ti dico semplicemente sì, è necessario, deve essere durevole e è l'unica ricetta per la quale noi riusciremo sicuramente a dire il nostro sì a quello che sarà altre iniziative del governo. Perché? Perché intanto, ripetendo quello che è il concetto che avevamo parlato poc'anzi rispetto al mercato interno e quello locale, noi siamo coerenti nel dire che tutte quelle che erano iniziative delle grandi industrie sono state, questo insomma è dettame non degli ultimi tempi ma di un percorso che ormai è annoso, le grandi industrie si sono spostate all'esterno, hanno delocalizzato con le grandi imprese la produzione verso i paesi, chiamiamoli così, emergenti, quindi i paesi dell'ex cortina di ferro, dove è stato possibile perché lì la manovalanza è costata meno, costa meno e sicuramente hanno dei profitti maggiori. Le nostre imprese invece sono state localizzate bene sul territorio, hanno cercato di resistere, anche perché è difficile che un'impresa artigiana legata al mondo dei servizi, quindi un elettricista o ancora meglio un idraulico possa uscire, quindi rimane sicuramente, certo. Ecco qui il discorso legato alla territorialità. Noi siamo imprese che dettiamo i nostri positivi riscontri sul territorio e quindi come tale cerchiamo sempre insomma di dare le risposte per quelle che sono le necessità. Il cuneo fiscale naturalmente l'abbattimento come tale ci permette, dato che noi siamo qui a livello locale e dobbiamo stare a queste regole del gioco, di avere un intervento positivo nei nostri bilanci. Al consumo e quindi una maggiore possibilità, esatto, per le imprese di operare. Ecco, quindi mi pare di capire che una delle misure che il governo Renzi si sta apprestando a compiere potrebbe cogliere nel segno. Assolutamente. Perché però questo avvenga c'è bisogno di almeno altri due fattori, a mio avviso. Uno, che anche la burocrazia si snellisca e quindi diventi più facile, e anche collegata a questo la questione del fatto che le istituzioni locali svolgano un ruolo adeguato sia sul piano delle iniziative, quindi della sollecitazione alla ripresa dell'attività economica, ma sia anche sul piano della facilitazione di tutte quelle operazioni burocratiche che oggi spesso rappresentano invece un impedimento consistente non soltanto per gli investimenti esteri, ma anche per la stessa attività e funzionalità delle imprese che operano sul territorio. Con questa analisi concorda oppure ci sono delle divergenze significative che è opportuno evidenziare? No, concordo tranquillamente sul discorso della estrema burocratizzazione del nostro sistema di intervento nei confronti delle imprese. Proprio partendo da questo presupposto, un po' di tempo fa con la AGC di Mestre siamo usciti fuori con dei dettami nella quale un imprenditore italiano di media grandezza, quindi un idraulico con 2, 3, 4, 5 dipendenti, ancora meglio potrebbe essere un elettricista o insomma un muratore, destinava 33 giorni all'anno per quelle che erano le pratiche burocratiche, sottraendole a quelle che diciamo era l'impegno lavorativo nella propria azienda. Ma io dirò di più, se ne sacrifica più del doppio di nottate insonne pensando a quelle che sono la mattina dopo gli impegni dettati dalle carte e i cartacei che vengono prodotti all'interno. Il ruolo degli enti locali, delle istituzioni locali in questo senso è stato già adeguato oppure si potrebbe fare qualcosa di più? Da lì capisco molto di più allora. Tocca un nervo scoperto in questo caso qui. Noi da molto tempo insomma enunciamo che gli enti locali prima di tutto dovrebbero cominciare a sburocratizzarsi e essere a fianco delle necessità delle imprese, però purtroppo anche lì per il recepimento delle iniziative e la loro messa in atto sicuramente troppo tempo ne è passato, sta passando e ne passerà, quindi diciamo che il recepimento di queste iniziative passerà sicuramente ancora un paio di anni. Le iniziative ci sono e ci devono essere, anche perché non si può destinare un dodicesimo delle attività all'inseguimento di carte bollate quando insomma
In Europa questo non sta assolutamente avvenendo, ci sono dei paesi in cui già 12 giorni all'anno sono una conseguenza notevole sulla produzione del PIL nazionale, quindi noi 33 naturalmente io penso sia proprio un terrorismo. Molto esplicito sul ruolo della burocrazia e la necessità di sburocratizzare. Mi sembra però ancora poco esplicito sul fatto se le amministrazioni locali hanno svolto un ruolo adeguato in questa crisi, se possono fare di più o meno. Quindi mi permetto di sollecitare su questo argomento chiedendo magari un po' più di grinta. Sì, beh, diciamo che la casa degli imprenditori naturalmente non passa tanto quanto dalle amministrazioni comunali, quando dalla Camera di Commercio, diciamo così, che in alcune parti sicuramente è molto dinamica e noi ci siamo trovati di fronte, dato che io abito anche sulla costa, quindi mi occupo della parte costiera, quindi ovviamente anche nei limiti di quelli che sono le necessità legate a delle Camere di Commercio a me vicine, di cui gli imprenditori, dato per la vicinanza territoriale, ci stanno lavorando, che è quella di Grosseto, che noi spesso e volentieri la enunciamo perché negli ultimi tempi ha fatto un egregio lavoro, vorremmo che, o quella di Roma, che insomma è stata vicina a fianco delle imprese per tanti tipi di iniziative. Io parlo di Grosseto che insomma ho un computo di un presidente, un collega mio che ne fa la presidenza, ho visto che insomma, la sua dinamicità ha portato nell'arco di 3, 4, 5 anni a avere dei riscontri positivi, una ricaduta sul territorio, sulle imprese, ben importante anche da questo punto di vista qui. Insomma, vorrei che la nostra, tutto sommato, dato che è vicino e fronte a un rinnovo, avesse le medesime caratteristiche, perché ormai per troppo tempo insomma, ci siamo trovati a avere la negatività di una crisi che ci ha messo veramente tanti lacci e lacciuoli ai piedi, che non ci siamo riusciti a venirne fuori se non attraverso un enorme sacrificio. Quindi potrebbe essere questa un'antitesi su cui andare a visionare, o almeno insomma sperare un qualche cosa di meglio. Insomma, non vorrei che poi insomma tutto questo andasse a essere vanificato. Io l'altra volta, mi capita sempre quando mi fanno queste domande qui, di fare delle assunzioni che a volte possono essere simpatiche e per altre antipatiche, però mi viene sempre in mente La fattoria degli animali di George Orwell, in cui insomma il subentro dell'uni rispetto agli altri, dicendo che erano migliori, poi alla fine arrivava che chi ci andava sempre a rimettere era il poro suino, in questo caso l'animale da fatica, in questo caso le nostre imprese. Quindi vorrei ben visionare quello che sarà. Uscendo fuori dalla metafora, e anche a conclusione di questo ragionamento del quarto d'ora sta stringendo, sì. E quindi ci avviamo alle conclusioni. Oggi la Camera di Commercio, di cui appunto stavamo parlando, si avvia al rinnovo degli organi istituzionali. È in corso questa operazione, quindi in tempi anche relativamente rapidi, insomma, dovrebbe arrivare a compimento. Ecco, dalle prime indicazioni che emergono, la sua valutazione, il suo giudizio, è positivo nel senso che le aspettative sono rosee, diciamo, oppure vede delle spine che fanno parte in ogni caso anche esse della rosa, o vede solo le spine, quindi solo lo spineto, e la rosa ancora non riesce a fiorire? Beh, noi ne abbiamo discusso all'interno di casa nostra, sto parlando della nostra associazione e sto parlando anche per quanto riguarda Rete Imprese Italia, di cui la Confartigiana fa parte, insieme a Confesercenti, Ascom e CNA. Dentro casa nostra, dentro Rete Imprese Italia a livello locale, abbiamo visionato un certo tipo di programma molto inclusivo da parte di tutte le altre realtà, delle altre associazioni. E come tale, quando parliamo di inclusivo, significa che non avevamo mai ancora previsto nessun nome su cui andare a basare le nostre deleghe. Naturalmente noi cerchiamo, ripeto bene, insomma, il concetto di avere la possibilità di essere costruttivi con un nome che possa essere altisonante, ci mancherebbe altro, questo innanzitutto, però che deve essere un personaggio condiviso e che faccia gli interessi soltanto, no, di una parte, e che non sia troppo esposto, avendo già le rappresentanze in altri luoghi, perché poi insomma abbiamo visto che le rappresentanze in altri luoghi con determinati tipi di contesti non hanno mai portato buoni frutti, anzi sto parlando insomma di quelle che sono le presenze delle grandi industrie su Civitacastellana, sulla parte della costa, la parte fallimentare della zona industriale di Montalto di Castro, il fatto che non sono partite le grandi infrastrutture aeroportuali e portuali,
il fallimento della chiusura dell'autostrada, della strada che secondo noi sarebbe importante, quella che era della Orte Civitavecchia, che lì c'è stato insomma dei fermi che non sono certamente derivati né dagli elettricisti né dagli idraulici, ma bensì da altre entità e forti imprese che si reputano essere insomma di industria poi insomma. Quindi noi riteniamo che da questo punto di vista qui venga ascoltata anche delle necessità del territorio che hanno come risposta e necessità quelle che sono le necessità e i problemi del territorio e che non ascoltano le altisonanti voci che vengono dalle regionali e da nazionali. Quindi secondo me, ecco, innanzitutto la Camera di Commercio deve essere in grado di recepire dentro casa sua una rappresentanza che sia la voce del territorio e non sia un qualcuno che l'ascolta e basta. Quindi mi pare di capire in conclusione che i giochi non vengono considerati ancora già fatti, ma c'è ancora da discutere, da ragionare e possibilmente anche da mettere a punto. Io ringrazio Stefano Signori, presidente della Confartigianato, per la sua disponibilità, anche per la sua simpatia e schiettezza con cui ha risposto alle domande. Ringrazio tutti i telespettatori per averci seguito. Quel quarto d'ora finisce qui. E vi ricordo che TS 2000 è visibile sul canale digitale 172 e ovunque in streaming. www.ts2000tv.it. Buonasera a tutti. Buonasera. Se lavori ti tirano le pietre, non fai niente e ti tirano le pietre. Qualunque cosa fai, capire tu non puoi, se bene o male quello che ti fai. Se sei bello ti tirano le pietre, se sei brutto ti tirano le pietre. E il giorno che vorrai, difenderti vedrai, che tante pietre in faccia prenderai.